Fantastico. Ora avremo bisogno di un flusso di entrate stabile, quindi dobbiamo scegliere uno sponsor principale. Lo sponsor principale offre una somma di denaro alla firma. Questa entrata è di vitale importanza per gli investimenti iniziali. In aggiunta, forniranno anche entrate settimanali. Ogni sponsor ha un obiettivo che deve essere raggiunto dalla squadra. Se riusciremo a soddisfare gli sponsor, ci offriranno un bonus obiettivo. Grande! Ora abbiamo un budget con cui lavorare. L'auto non andrà molto lontano senza un propulsore, quindi scegliamo uno di questi. Avremo bisogno di un motore potente, ma anche affidabile. Comunque cerchiamo di far rientrare i costi. Dobbiamo ancora investire in altre aree. Abbiamo quasi tutto adesso. Quello che ci manca è un compagno di scuderia per te. Questi sono i piloti disponibili che vogliono entrare a far parte della squadra. Ognuno di loro ha le sue forze e debolezze, quindi prenditi un po' di tempo per valutare tutte le possibilità. I piloti guadagnano fama in base alle loro prestazioni. Quando un pilota ottiene sufficiente fama, salirà di livello. Più il livello del pilota è alto, più fama guadagnerà per il suo team attuale. Ricorda, facendo salire di livello la scuderia, il flusso delle entrate aumenterà di conseguenza. Più è alta l'esperienza di un pilota, più guadagnerai punti risorsa da poter spendere sul tuo veicolo. La destrezza indica l'abilità del pilota ad effettuare sorpassi quando ce n'è l'opportunità. I riflessi indicano l'abilità del pilota nell'evitare incidenti o fare errori. Il ritmo indica l'abilità del pilota di segnare tempi sul giro competitivi e veloci. La concentrazione indica lo stato mentale e fisico del pilota in quel dato momento. La valutazione è una somma generale delle abilità del pilota. Sembra che non possiamo permetterci questo motore e pilota. Torniamo indietro e scegliamo qualcosa di più economico. Oppure potresti scegliere uno sponsor che offre un benefit iniziale maggiore per contrastare i costi. Alcuni sponsor offrono un bonus alla firma, mentre altri preferiscono il modello settimanale. Sembra che non possiamo permetterci questo motore più spiacente. Questi sono i piloti interessati alla nostra scuderia. Valuta le loro abilità e scegli chi credi sia il migliore. Soldi permettendo, ovviamente. Rinnoveremo i contratti periodicamente. Quindi avrai molte occasioni di assumerne di nuovi, se serve. Sembra che la spesa per il motore e il pilota rientri nelle nostre finanze. Prosegui e conferma se è tutto ok. Sembra che la spesa per il motore e il pilota rientri nel... Creiamo la livrea per questa stagione. Potrai aggiungere gli sponsor all'auto man mano che firmi nuovi accordi. Non preoccuparti. Potrai modificare l'aspetto in qualsiasi momento dal quartier generale. E infine, dobbiamo dare un'immagine al nostro brand. Logo e colori della scuderia. Ottimo! Abbiamo finito tutto. Ciao a tutti, vi diamo il benvenuto a un'edizione molto speciale di Paddock Pass. Siamo nel quartier generale dell'ultima scuderia approdata in Formula 1 per un'occhiata esclusiva a ciò che apporteranno a questo sport. È sempre un momento entusiasmante quello in cui si accoglie una nuova scuderia sulla griglia.
Quello che rende questa occasione più speciale è come le nuove auto siano ancora più diverse quest'anno. Già, i tanto attesi nuovi regolamenti sono arrivati e con loro è iniziata la nuova era della Formula 1. La stagione 2022 si apre con un cambio di regime volto a promuovere uno stile di corsa più ravvicinato, con nuove aggiunte all'aerodinamica con le forme eleganti delle ali frontali e posteriori, assieme agli impressionanti cerchi da 18 pollici e un basso profilo, in grado di spingere al limite le tecnologie degli pneumatici. Resta solo da chiedersi se questa scuderia saprà cogliere l'opportunità che ha di fronte e guidare la carica contro il resto del paddock. Lo scopriremo prestissimo, visto che la stagione sta per iniziare. Ma prima vediamo la presentazione della vettura e facciamo la conoscenza del proprietario di questa nuovissima scuderia di Formula 1. Prima di tutto, grazie per avermi invitato oggi. È stato emozionante vedere la magia che c'è dietro le quinte. Come avrai già capito, ho un milione di domande da farti. Iniziamo subito. Sono passati anni e anni dall'ultima volta che vedemmo un team principal guidare l'auto di sua proprietà. Come farai a gestire entrambe le responsabilità, ossia amministrare e guidare per una scuderia di Formula 1? E parliamo del secondo pilota. È chiaro che si sente a mille ora che ha firmato per voi, ma dimmi, cosa credi che porterà al team? Ovviamente ho notato che stai lavorando molto alla monoposto. Come pensi si comporterà una volta in pista? Molti dei team in Formula 1 possono vantare anni e anni di competizioni. Come pensi di poter fare esperienze utili e colmare questo enorme divario? Il vostro successo nella stagione dipende da quanti avversari riuscirete a mettervi alle spalle. Detto questo, come farà la vostra monoposto a vincere queste battaglie? E infine, con tutte le scadenze e i lavori da ultimare nel quartier generale, chi riceverà il marchio d'approvazione? Quale gruppo definiresti instancabili lavoratori? Allora non mi resta che ringraziarti per il tempo concessomi. È stato magnifico parlare della vostra mission e aver fatto un giro nel quartier generale. Grazie ancora, l'ho apprezzato tanto. E grazie anche a voi che ci seguite da casa. A presto! È fondamentale usare il tempo tra una gara e l'altra per massimizzare l'efficienza. Puoi gestire il tempo impiegato dai tuoi collaboratori per aumentare le prestazioni della tua scuderia. Qui è dove puoi monitorare le tue strutture attuali e vedere gli effetti che hanno sulla società. Puoi anche investire il denaro in possesso per aggiornare queste strutture.
Questo è il mercato dei piloti. Da qui puoi consultare le liste e i dettagli dei piloti, confrontarli tra di loro e anche aggiungerli ai preferiti. Quando la finestra di mercato si apre, dovrai consultare questa schermata per avviare le trattative con i piloti. Siamo in una buona posizione al momento. Possiamo attirare un nuovo sponsor per la scuderia. Dirigiti alla sezione Società e seleziona Sponsor. Dopodiché, seleziona con chi dovremmo avviare le trattative. Allora, hai trovato la tua workstation? Ti piace? Sono Francisco, sono a capo della ricerca e sviluppo per il team. È fantastico avere la possibilità di parlare finalmente con te. E sono sicuro che ci conosceremo abbastanza bene nei prossimi mesi. Per ora, sistemati. Benvenuto a bordo.
Concluse le qualifiche, rivediamo le prime tre posizioni attuali. Leclerc, Perez e Carlos Sainz. Mesi e mesi di speculazioni svaniscono tutti oggi, mentre facciamo ritorno alle competizioni ufficiali per l'evento d'apertura odierno che spianerà la strada a una stagione esaltante. Benvenuti allora al primo appuntamento del campionato mondiale Formula 1 di quest'anno. Le occasioni di sorpasso non mancano lungo i 5,4 km del circuito internazionale del Bahrain. La migliore è in curva 1 e poi poco dopo la curva 4. 15 curve in totale qui, 6 a sinistra e 9 a destra, con il rischio di vedere più di una gomma rovinata alla curva stretta numero 10. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. La fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc gli ha fatto conquistare la pole position. E accanto a lui prende posto Sergio Perez. Per quanto riguarda il resto della griglia, Sainz, Hamilton, George Russell e Fernando Alonso, Norris, Ocon, Button e Valtteri Bottas, Ricciardo, Gasly, Kevin Magnussen e Zhou. Verstappen ha preso una penalità in griglia di partenza. Mick Schumacher, Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel, Albon, Stroll, Joker e Nicolas Latifi. Ci siamo, è tempo di correre. Dirigiamoci in pista e godiamoci la partenza. Siamo dunque alla nuova stagione, una tabula rasa in cui tutto può succedere. Valsecchi, oggi è con me ad assistere all'inizio di un nuovo anno di Formula 1. Pochi istanti ci separano dalla prima gara. Tutti sono tesi, e lo credo bene. La prima mette sempre a dura prova i nervi dei piloti e delle scuderie. Le auto sono fresche di fabbrica e l'affidabilità delle stesse verrà testata proprio oggi. Quello che ci auguriamo è che nessuno incappi in guasti di vario tipo.
questo giro, usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue.
lavoro. Due auto in un colpo solo. Thank you.
posizione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. Distacco dall'auto davanti, 1,8 secondi. Avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme dure. Sembra che ci sia stato un problema con il fissaggio della ruota anteriore destra. Ora dobbiamo metterci alle spalle tutto questo e concentrarci sulla gara. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima.
distacco dalla vettura dietro di te è 3,8 secondi.
l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Dal compagno di scuderia 9,2 secondi.
distacco dalla vettura davanti è 2,7 secondi. Distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Accorciando le distanze sulla vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomme. L'attacco dalla vettura che ti precede è 2,1 secondi. Distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro.
partenza per altri 5 giri. Carburante a sufficienza per altri 4 giri. Dal tuo compagno avanti a te è 9,5 secondi.
all'ultimo giro. Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Abbastanza carburante per un solo giro. Gara finita, fai attenzione alla macchina mentre entri. Oggi la Ferrari ha dato una lezione a tutti. Magnifica vittoria! Cosa pensi abbia contribuito a questo risultato? Credo che la vittoria sia merito di una gestione oculata delle gomme e di una guida senza sbavature. Una combinazione che ha consentito di ottenere il massimo dagli pneumatici per l'intera gara. Sul podio spicca la tuta rossa più famosa al mondo. È una grande vittoria per una grande scuderia. La Ferrari non ha deluso le aspettative. Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, ma chi è stato il pilota del giorno secondo te? In genere mi concentro sui piloti che danno più spettacolo durante il corso della gara, ma oggi sono rimasto colpito da Max Verstappen, che ha guidato senza sbavature dal primo all'ultimo giro. Ora vediamo la classifica costruttori. La Mercedes passa in testa alla classifica. Dopo una gara del genere, il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi, perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo.